Paolo, adesso abbiamo l'ultimo intervento prima di Davide Barilari, che è Andrea Balbi, che ci parla del Dipartimento di Salute Mentale. Buongiorno a tutti, allora cercherò di essere breve perché il moderatore mi ha dato questi pochissimi minuti, giustamente, da allora anche. E quindi dirò alcuni concetti sulla salute mentale e sul Dipartimento di Salute Mentale, soprattutto sui limiti, secondo me, dell'assistenza, oltre i numeri di personale. Diciamo, un primo punto sono i riferimenti normativi, viene dalla legge, diciamo, 180 del 78, con la chiusura degli ospedali psichiatrici, quindi si chiude l'epoca della residenzialità, di chiudere le persone in una struttura aspettando che guarissero, che invece poi naturalmente peggioravano, e legge poi ripresa nella 833 con gli articoli semplicemente che riguardano i trattamenti sanitari volontari e obbligatori, in cui un trattamento sanitario obbligatorio è un'eccezione perché per la Costituzione i trattamenti sono volontari, ogni persona sceglie se curarsi oppure no. Il TSO viene fatto su due certificati medici ed è un'ordinanza del sindaco. In questo senso lo scarso funzionamento dei dipartimenti di salute mentale ricade direttamente su un'attività del sindaco. E questo, diciamo, è sulla città di Roma c'è una certa problematicità, sia perché ci sono poche macchine dei vigili che girano, sia perché spesso non si hanno, anzi praticamente sempre, non si hanno i due certificati prima di poter emettere l'ordinanza per una serie di motivi logistici, ma che andrebbero affrontati. Dopo il 78 per molto tempo le regioni sono state lasciate a organizzarsi o non organizzarsi per i fatti propri, fino a che sono usciti poi nel tempo due progetti obiettivi, di cui l'ultimo 98-2000, quindi stiamo parlando di molti anni fa, che comunque delineavano il Dipartimento di Salute Mentale, che è un concetto corretto, cioè c'è il centro di salute mentale, c'è il centro diurno, c'è il servizio psichiatrico diagnosi e cura che dovrebbe servire solamente per le aguzze, e tutte queste strutture dovrebbero agire in sinergia definendo un percorso. Ma il concetto di percorso ha avuto difficoltà a svilupparsi nel tempo, ma soprattutto non c'è mai stato una indicazione delle risorse economiche necessarie per far funzionare questo sistema. Questo sistema in cui sì, si sono fatti altri documenti, fatti anche bene, tipo questo della conferenza delle regioni sui percorsi di cura per le patologie più gravi, ma appunto senza risorse economiche, senza adeguati supporti informatici, cioè una cartella informatizzata o un fascicolo sanitario, in situazioni dove poi gli aspetti informatici utili per i clinici per seguire tutto il percorso del paziente, sapere per esempio dal centro di salute mentale cosa nel frattempo sta facendo al centro diurno, sono stati o non presenti o con dei dubbi sulla spesa, diciamo, sul rapporto di qualità di questi sistemi rispetto al prezzo. E un'ulteriore legge sull'assistenza in salute mentale è stata la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, in cui se viene valutata la pericolosità della persona con necessità di ricovero vanno dentro queste strutture apposite, residenze per l'esecuzione della misura di sicurezza, REMS, spesso ricavate all'interno degli ospedali, quindi senza spazi esterni o con pochi spazi esterni, con una normativa che rende difficile la parte riabilitativa perché ci vuole, è un po' confusa la normativa sugli aspetti, diciamo, di controllo penitenziario e sanitario, quindi ci vuole sempre l'autorizzazione del magistrato di sorveglianza. Una volta finito il periodo nella REMS può continuare la misura di sicurezza, quindi come libertà vigilata, per le persone riconosciute dal tribunale penale pericolose socialmente. Queste sono le uniche situazioni in cui si può agire a prescindere dal TSO, sono due cose diverse. E molti pazienti finiscono nelle comunità private per un periodo, perché le comunità sono
terapeutiche sono sostanzialmente tutte private, e questo determina problemi, perché anche qui i finanziamenti non sono chiari, quegli aggiuntivi, le misure diciamo, di aumento del personale, dove sono questi pazienti che sono comunque ad alto impegno, non sono state definite, quindi il dubbio è che già le risorse sono scarse e le poche risorse per i pazienti non autori di reato diventino ancora più scarse. Nel Lazio, il Lazio si distingue in Italia per un aumento del numero dei trattamenti sanitari obbligatori, e questo ci fa ampiamente riflettere su come viene gestita la sanità un po' di tempo, da molto tempo, la sanità nel Lazio, in cui, come dicevano, come diceva prima Antonio, a cosa serve Simone, un'aziendalizzazione con un direttore generale monocratico. Sicuramente funziona per dare posti e dare appalti, per il resto avrei dei dubbi. Allora, anche qui ci colleghiamo con la diapositiva precedente. Come vedete, il Lazio dedica solo il 32% del finanziamento per la salute mentale, quando è stato orientativamente riconosciuto la necessità di almeno un 5%, in cui una buona parte poi va all'accreditato, che sono una serie di strutture che sono state riclassificate come norme, fondamentalmente come tariffe, dalla regione, in cui tutta l'ultima parte SRSR, cioè strutture residenziali socio-riabilitative, ora sono sotto la spada di Damocle, di un ticket regionale, quindi una compartecipazione al pagamento, in cui si sta discutendo su che ISE può esimere dal pagamento, quindi diciamo un ulteriore aggravio per le necessità, per i bilanci dei cittadini, delle persone che hanno bisogno, quanto in realtà, dato il taglio delle risorse, c'è una carenza assoluta di visite domiciliari, si potrebbero molto potenziare degli appartamenti personalizzati nel municipio 12, dove insomma da tempo lavoravamo, abbiamo per esempio 7 appartamenti, l'affitto è pagato dal comune, l'assistenza domiciliare è fatta dal servizio. Diciamo, rispetto a più di 100 nelle strutture a minore intensità, fino a oltre le 200, una persona che sta in un appartamento personalizzato viene a costare sui 25 euro al giorno, cioè e persone anche molto gravi, quindi diciamo, perché non potenziare tutta quest'area che fa stare bene e costa poco? Percorsi innovativi non ce ne sono quasi, diciamo, si è cominciato a parlare sui cosiddetti interventi precoci, cioè nelle fasi iniziali delle patologie gravi, quelli che vengono detti stati mentali a rischio, ma non c'è organizzazione, non c'è personale. In questo senso poi invece, proprio andando verso cosa si può fare di nuovo, rientra la proposta di legge per esempio sullo psicologo scolastico che ha fatto Davide Barillari. Proprio perché il concetto è cercare di intercettare il disagio, che poi può trasformarsi in disturbi specifici, in una fase iniziale, e intervenire nell'ambiente, non aspettare. Perché uno dei limiti del Dipartimento è che, a mio avviso, è una struttura poco permeabile con l'esterno. E infatti vengo al punto secondo me più importante: la salute mentale si fa fuori dal Dipartimento di Salute Mentale, si fa prima, da 0 a 6 anni. La scuola e la famiglia secondo me sono le aree di investimento su cui lavorare, perché la struttura della mente si forma nei primi anni di vita. Ci sono varie esperienze, questo in Danimarca, negli Stati Uniti, o anche una piccola che sta cominciando a Viterbo ora, ma per esempio queste ultime due mi sembrano interessanti: il Reggio sta per Reggio Emilia Children Approach, che da 0 a 6 anni tutte le scuole in Emilia, le scuole comunali, lavorano
con il concetto che il bambino è portatore di diritti, deve esprimersi a 100 linguaggi, ci sono degli atelier dove sviluppano le loro potenzialità, sono in contatto con una quantità di professionisti di vario genere, quindi sottolineo che è un'area portata avanti dal comune, secondo me sarebbe estremamente importante svilupparla e tenete conto per esempio di quanto è importante questo aspetto dei primi anni di vita. Pensando al Giappone, i giapponesi nella loro educazione nei primi anni di vita fanno questo tipo di lavoro, cioè che rafforza il senso di sé, la capacità, l'autostima, eccetera. Poi nel Giappone diventano selettivi e penalizzanti, per cui ci escono patologie come l'hikikomori, mentre ovviamente nella nostra società non è così, ma rafforzare le basi delle strutture mentali è fondamentale, come anche la Maison Verte, che è un'esperienza francese, 0-3 anni, in cui si accolgono, tutte esperienze a basso costo, si accolgono le madri, le famiglie che possono riunirsi, sono supportate, consigliate, eccetera. Quindi se pensiamo in una società con famiglie nucleari, persone sole, e capiamo quanto queste situazioni possono essere importanti a sostenere la relazione madre-bambino, che è fondamentale, è la base della mente delle persone future, o come si possono fare una serie di lavori, come si diceva prima, di integrazione e di riorganizzazione della medicina generale, della medicina generale, anche per le altre libera scelta. Per esempio in Milano hanno una ASL, hanno organizzato che molti pediatri al secondo controllo davano alle madri questo test di Edimburgo, che è uno screening, ma noi dobbiamo ragionare in termini di screening e poi muoverci sulla depressione postpartum. Altre ultime due cose, chiudo. Ekman ha vinto il premio Nobel per l'economia e ha illustrato i sostanziali benefici di un intervento precoce nella vita dei bambini: un maggior numero negli anni, minori tassi di criminalità, un aumento di occupazione, diminuzione di violenze in famiglie e nella comunità, cioè lavorando a sostegno delle famiglie in difficoltà e dei bambini. Quindi quando parliamo di bullismo, uso di sostanze, ma muoviamoci prima nella società, perché la società genera in buona parte le patologie. O anche quest'altro lavoro estremamente interessante, e questo riguardava supporti domiciliari a casa per le situazioni in cui c'erano difficoltà o violenza, insomma, poi si può ragionare in vario modo, e hanno, come al solito, loro riescono a fare lavori nel tempo. Dopo 20 anni hanno rivisto tutti questi bambini e hanno visto che stavano molto meglio di quelli dove non avevano fatto, diciamo, il gruppo di controllo, dove non avevano fatto questo supporto attivo domiciliare che andava sulle atmosfere e sulle attenzioni familiari. Si risparmia così, non tagliando posti di lavoro. Grazie. Questo probabilmente è uno degli argomenti che avrà bisogno di un incontro